E possiamo iniziare, ragazzi. Oggi un format che mi vengono i brividi solo a pensarci a quanto sia incredibile. Che facciamo? Oggi facciamo un format pazzesco, molto divertente. Qua ci divertiamo veramente tanto. Ve lo comincio lo dici a presentare. Sempre. No, no, questo qua è no, un format. No, no, oggi. Due oggi format, due carini. Faremo. Due format. Okay. Li proviamo, carini. È la prima volta, li proviamo. Allora, il primo format è molto semplice. Io scriverò a ognuno di voi un messaggio con scritto un personaggio famoso. Ok, che tutti conosciamo, cioè ho preso proprio i personaggi più famosi di internet, ok? Di internet e non, okay. Che tutti conosciamo. Appena do il via, metterò un timer di 5 minuti e per quei 5 minuti dobbiamo intrattenere una conversazione, farci domande vicendevolmente e ognuno dovrà rispondere senza imitare a livello espressivo, ma dovrà rispondere come risponderebbe la persona a cui è stato assegnato. Il personaggio, ok. A passati 5 minuti dobbiamo provare a guessare, tra di noi chi è il personaggio e ognuno ha la possibilità di fare tipo due guess a volta, quindi tu, io posso dire secondo me Alessio è lui e se io okay. indovino Alessio esce, viene eliminato. E ovviamente l'obiettivo... Ma noi interpretiamo... Noi non ho capito, tu mandi mi mandi un messaggio... Ciao Mary, aspetta che ciao. 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 Spiegarlo altre 10 volte ora. Ciao. Ciao! Scusa, ma non mi andava la cam. Ah ci no, ma mezz'ora, perché... tranquilla, figurati. Ah, stavo spiegando, ciao Mary, benvenuta. Allora, che cute! Stavo... Ciao ragazzi. Tranquilla. Ciao. E stavo spiegando il fallo, lo rispiego perché così almeno c'è anche Mary. Allora, io adesso scriverò privatamente a ognuno il nome di un personaggio famoso, ok? Un personaggio che conosciamo tutti. Nel momento in cui io ve lo scrivo, voi in quel momento diventate quella persona. Ma diventate quella persona non a livello di... Cioè, se io vi scrivo Totti, beh, non dovete parlare in romano. Sì, è un indovina chi. Però, non dovete... Cioè, se io vi scrivo Rubino... Non è che dovete parlare di come parla Rubino, cioè dovete semplicemente rispondere come quello che direbbe lui. Ok? Senza imitarlo. La voce. Esatto. Non so se okay. sono posso essere molto brava, però ci vabbè, allora dovete stare attenti. Le domande ce le facciamo noi. Prendo gli occhiali. Si apre proprio un 5 minuti di salottino dove vicendevolmente ognuno ha la possibilità di fare una domanda all'altro, ovviamente chi più allora, chi io preferirei avere una figlia che fa OnlyFans piuttosto che fa una bidet. Scusa. Mary fa OnlyFans. Sto interpretando me stesso. L'ho vista quella clip. Sì. Ma noi ci conosciamo, ha fatto un video con loro. Ah già, è vero. Comunque si è bloccato tutto, scusate raga. Come si è bloccato tutto? No, ora siete tornati, scusate. Vabbè, comunque il discorso è che ovviamente chi fa più domande, chi interagisce di più, cioè bisogna interagire perché abbiamo 5 minuti di tempo per cercare di scovare più personaggi possibili. Altra roba, voi dovete cercare di fare il vostro personaggio ma non essere palesi, quindi siate bravi a... Cioè se io vi dico Berlusconi, non è che dovete dire però scusa, cosa vuoi sono fare? Il capo di Mediaset, vabbè, grande. Secondo me tu devi fare il tuo ruolo, conduci, cioè sennò è un bordello. Sì, sì, va bene, io conduco. Cosa rispondere. Certo, io conduco. Guida tu un attimo. Sì, domande. Sì, guido io le domande. Dai. Ok. Io farò delle domande a ciascuno e poi voi avete la possibilità di inserirvi a fare altre domande, ok? Quindi io vi do l'incipit. Tu ci dici chi siamo? Sì, ve lo dico io. Ok, avete capito? Dove? Ve lo scrivo, sì. In privato a ciascuno. Non mi dare un TikToker, per favore, che non so un cazzo. Ma infatti, se non conosciamo il personaggio. Allora, ho scritto tutti i nomi che sono sicuro che tutti conosciate. Cioè, sono stato proprio. Sono nomi molto, molto, molto semplici. Quindi uno, se viene indovinato, perde? No, non ho capito. Vabbè, se uno viene indovinato, perde, sì. Allora, comincio a scrivere i nomi. Allora, ho scritto il nome a Joe. Che non ha scritto, perché così uno. Ma scusa, quindi se faccio schifo e involontariamente esatto, non riesco a fare... Cioè, vinco, capito? Allora va benissimo. Però questi sono i format di Simone, capito? Molti format di Simone. La via di mezzo. Meglio così. No, certo, bisogna fare troppo tutti schifo. I soldi che guadagni non riesci a trovare, che non so, un ragazzo che ti dà una mano, un autore, non lo so, Ma pure uno della chat ti dava un'idea migliore, secondo me. Vabbè, assurdo. Ma non è vero, è una bella idea. No, una bella idea. Allora, mando il messaggio a Mike. Il format è bello, secondo me è divertente. Quel meccanismo di vittoria. Dipende dagli ospiti. Dipende dagli ospiti da come si applicano, secondo me. Perché il format sulla carta è fatto veramente bene. Come è, in realtà. Cioè, può andare bene il format. Come tutte le live di Simo dipendono dagli ospiti, cioè, voglio non, dire. No, questo è un altro discorso. Io dicevo che questo giochino, secondo me, può andare bene. Beh, il mio è facilissimo, ragazzi. Anche il mio è facilissimo, eh. Sì, ma sono tutti facilissimi. Ah, però... ma voi ce li avete già? A me non hai scritto niente. Lo so, ha scritto attimo, a quelle ragazzi. Cui vuole tenere per primo. Te lo scrivo su WhatsApp. Una domanda, ma le ragazze sono ragazze o possono essere degli uomini? Possono essere degli uomini. Dei ragazzi. Quindi tu sei un uomo, Mike.
ci stai dando questa no, magari ho mischiato, cioè... molto. Quindi no, non possiamo nemmeno fare un'imitazione, tipo di come dire... No, poi è troppo semplice. Sei un uomo... Ma che cazzo di personaggio mi hai dato, Simone? Il video è molto bello. Io non sono preparato, vabbè. Ok, ci siete? Vabbè. Sì. Ma che cazzo di personaggio è? Ma che ne so io di come risponde, amo? Allora... Ma no, ma non devi rispondere come risponderebbe lui. Semplicemente ti chiede, che ne so... Devi rispondere come si risponderebbe questa persona. Sì, no. No, no, devi rispondere come risponderebbe questa persona. Allora, secondo me. Iniziamo. Allora, anche in chat cercate di indovinare chi sono, quindi scrivete il nome della persona e secondo voi chi è. Allora, cominciamo con una domanda semplice. Joe, come stai? Ah, sto bene. Sono veramente nel paradiso. Bene. Così è. Ok. Ok. Mike, cosa hai fatto oggi? Sì. Daily routine? Cioè. Allora, ultimamente, diciamo, mi dedico poco al lavoro, vado in giro, mi piace, ecco, vado in giro. Ok. Ah, vai in giro. Ma noi possiamo provare a indovinare in qualsiasi momento? No, abbiamo un tot di... Quando vi dico io lo stop. Okay. Ah, va in giro, cioè, per lavorare? Penso... Allora, aspetta, penso ad andare in giro, perché in realtà non è che lo so. Pensi, cioè, immagino, penso. Cioè, non seguo molto. Ok, e tu Alessio nel mentre che cosa fai? Il mio personaggio è troppo bello, vorrei sputtanarmelo subito. Alessio, cosa fai tu? Me lo sputtano, no. Ho fatto delle bonifiche. No. Cosa? No, oggi ho fatto delle bonifiche. Ok, Alessandro. Delle bonifiche? Era troppo bello. L'agropontino? Dai, la capito. Alessandro, non si può indovinare. In varie parti d'Italia, in Sardegna ho fatto anche una cosa molto interessante. Ho portato dei veneti, li ho messi lì. Allora. Ah, mica, all'inizio pensavo a Michele Molteni. Alessandro, qual è la cosa più importante? Che cazzo c'è? Alessandro, qual è la cosa più importante nella tua vita? Vincere. E vincere. Non sono quello di Alessio. No, ragazzi, ma stesso personaggio? No, hai personificato troppo, forse. No, è diverso. No, allora. È vincere. Ok. C'è qualcuno qua che fa il cantante? Io. Io potrei farlo. Io l'ho fatto. Ok, Mike, in che senso tu l'hai fatto? Ho fatto una canzone. Ma al piastrellismo cosa succede? Ragazzi, so cosa sta facendo Alessio. Io so chi è Mike. No, mi sto cercando, Mike. E Simone sei una merda. No. Allora, se dice così ho capito anch'io. Allora, aspetta, ho rappato. Esatto. Rappato. Si gira automaticamente. Ale. Mi scollego un attimo e mi collego dal PC, perché sennò col telefono è una merda. Ma Coc, che musica ti piace fare? A me piace molto la trap, però un po' comunque anche reggaetonante, capito? Ah. Sì, un po' questo misto molto... Ma tu hai partecipato anche a qualche festival, mi sembra, Coc? Festival? Oddio, sì. Penso di sì. Ah. Coc, ma ti sei rifatto le labbra per caso? Buttolino, robe simile? No. Io ho capito chi sei, piastrellista. Ok, ciao. Allora, grazie al cazzo, 10 minuti fa l'ho detto. È il più chiaro di tutti. Allora, io invece non ho capito. Ma come no, Mike? Zio? Come non hai capito? No, perché non ho capito che ha detto. Aspetta, fammi una domanda. Ho bonificato. Fai una domanda delle bonifiche. Poi ho provato a girarsi a testa in giù. Ah, ok, scusate. Infatti prima hai capito come è risposto. Perché avevo capito, ho pontificato. E ho detto, come pontificato? Chi pontifica? Oh, magari anche quello. Comunque... Ma Coc è un cognome botanico? No. E ha un cognome che finisce con una lettera consonante, Coc? No. Ok, Mary. Che tipo di musica fai? Ma io sono una romanticona, faccio un po' le ballad, strimpello la chitarra. Raga, io sono troppo boomer. Non parlo di amore. No. Allora, ragazzi, tutti conoscete tutti. Posso garantire che tutti conoscete tutti. Okay. Fidatevi di me. Fidatevi. Ok, Mike. Quanti anni hai, Mary? No, non si può fare. Non si può fare. Si può fare.
No, si non fare. Si può fare, Alessio. Chi per niente. Detto... Alessio, sei entrato troppo nel personaggio, raga. Per niente. Cosa vuole fare, Alessio? Rispondo o no? Che devo fare? No, no, non l'hai sentita, zio. Rispondi, rispondi. Ha messo una canzone, Alessio, che non si può mai mettere. Scusate, mai. Ho chiesto a Mary quanti anni ha. Allora, credo 30. Ah, ok, pensavo io. Io non canto, ma ho fatto comporre delle canzoni che sono abbastanza conosciute. Okay. E magari andate virali su TikTok. No! Non si... Ancora, Alessio! No. Alessio, è bannabile! Non si può fare, figa! È bannabile! Allora, io per un periodo... io per un periodo sono stato anche a favore. Cosa? Ma come? Un giorno ho detto una cosa così e ho detto sarebbe bello bellissima, bellissima questa, bellissima il questa. Il tuo personaggio. No, il tuo personaggio, certo. Certo, Ma tu Mike sei un cantante, no? Mike. No, io ho rappato. Ho fatto un rap. Bravissimo, Mike. Okay, quanti anni hai tu, Mike, scusa? Aspetta, dovrei fare un trentina. È una sulla trentina. Ok, quindi da giovane hai rappato. Sì, da giovane all'inizio Mike, ho rappato. Ma hai un fratello famoso, Mike? Oddio, famoso. No, cioè, ho fratelli, sì. Ok. Ma sei diventato sei famoso sui social per qualche scappellata che hai fatto in TV? In TV? Beh, allora, sono stato in TV, però non ho scappellato. Cioè, non ho scappellato io. Bravissimo. Ma fai paura? Cioè, potresti incutere un certo timore? Guarda, potenzialmente dipende la situazione, però, certo. Ma Mike, ma sei ancora in vita? Sì. Mike, ma per caso hai scritto una poesia? Ma che cazzo domanda è, poi? Ma comunque, cioè, che c'entra? Ho rappato, ho scritto una poesia. Mike, si è mai visto una tua pene. Parte intima su internet? Sì. Ce l'ho. Scusa. Il pene. È mai scappato il pene su internet? Allora, sì. se è scappato, io non lo so. Mike, ma in un certo senso sei sudamericano, in qualche modo? No. No, sei italiano. Sono italianissimo. Ma hai un occhio, hai un occhio un po' storto? No. No, ce l'ho tette due. Un po' più chiuso dell'altro. Il rap no, non era il tuo lavoro. No, non faccio il rapper. Ah, vero, rappava prima, sì. Faccio tutt'altro. No, ma io pensavo anch'io una persona... Ma cavolo, no, io pensavo... Cioè, quindi tu non hai nulla a che vedere con il Sud America? Allora, facendo un riassunto di quello che ho detto adesso, ho rappato all'inizio della mia carriera. Sì? Ho favoreggiato il ritorno di un regime. Ho scappellato in TV, ma non per colpa mia. Diciamo, sono stato vittima. E ho un fratello. Ma aspetta, ma io ho scappellato su Rai o sulla su reti Rai o su reti Mediaset? Su reti. Devo dirlo? Dillo, però io non saprei dirlo. Su reti Mediaset. Ma sei conosciuto con un soprannome? Sì. Sei stato a Sanremo? No. Io non lo so, mi sa che conosco il personaggio. Pensavo Bugo. Sì, ho capito. Dai, forse allora. Io ho capito. Facciamo così, provate tutti a dire una guess, tu Mike non dire niente, io non dico niente. No, aspetta, l'ultima domanda, ti prego. Vai. Ultima. Ma hai condotto Striscia la Notizia? No. No, ma poi te ne faccio un'altra. Mike, ultimamente Roma. Sì. Non Roma, Roma. In tutto ciò, Mike, ultimamente ti piace il mondo della cucina? Ultimamente? Ultimamente no. È sempre stata la mia passione. È sempre stata la tua passione. Ok, allora, non momento di guess. Allora, dovete quindi sei sovrappeso. Ma non per forza. Io, se me lo dici mi offendo. Bravo, bravo. Beh, ok, penso che l'ho capito allora. Allora, Alessandro, la tua guess? Ma io penso di averlo preso, eh. Dai. Vai. Era brasiliano. Ok. Alessio? Volevo te... Ma lui fa ancora musica, cioè fa musica adesso, no? Io... Chat. E droppa una canzone al mese. Alessio. Dopo che ha detto Alessandro il brasiliano, a me sembra logico che sia il brasiliano, perché è andato in televisione, ha fatto la scappellata con Vauro,
faccia a faccia dovrei... E io per quello, l'unica roba... Però io sono americano per il nome, capito? Però passione della cucina è sempre stata la sua passione da sempre. Cosa? Posso dire una cosa? Ha sul petto tatuato Mussolini. Ma perché per me? Non sai, mi dissocio. No, ragazzi, ma infatti, ma guarda, cioè, è un po'... Cioè, boh, io provo Ciccio Gamer, anche se non so me. Quando ha inneggiato al... Hai capito? Cioè, okay, metti che però l'ha fatto. Mary? Non lo so, sei stato in galera, posso farti questa domanda? Sì. Ma... Non sono stato in galera. No? No, sì. No, non sono stato in galera. Allora non è che... Ma io ho scritto spesso... Basta, no, magari hai sbagliato, domande. Alessio. Magari basta sbagliato. Domande. Cock. No, Mary. Anch'io dico Ciccio Gamer, anche se mi stranisce l'inneggiare al ritorno. Non può essere, scusa, Joker, se no, boh. Mm. Vabbè, dovete dare un nome, ragazzi. Dovete farla, guess. Joker, non lo so, è ancora Ciccio troppo Gamer. Presto. Anche Ciccio l'ha fatto una canzone. Però non all'inizio della loro carriera. Vabbè, nel percorso. Ma ci sono così tante persone che inneggiano a cose anche sbagliate. Anche andato in televisione. No, non può essere il brasiliano perché non ha la passione per la cucina, raga. Esatto, no. E Ciccio sì. Allora, non ragazzi... lo sappiamo in realtà, dipende che cucina il brasiliano. Avrei cucinato il brasiliano nella sua vita, ragazzi. Ragazzi, bisogna dare una risposta definitiva e bisogna consegnare i primi punti. Sì, gli scrutini, dai. Lo facciamo a round, quindi facciamo uno a testa, se no ci capisci un cazzo. Quindi... Esatto, sì, bravo, allora, anch'io ci ho pensato. I primi due punti vanno a Joe e a Cocker, era Ciccio Gamer 89. Era Ciccio. Ragazzi, scusate, no, quando è Ciccio ha inneggiato al ritorno del fascismo? C'è un video intitolato... Suo Omegle. C'è un video, dicevo, sono come Hitler, vi faccio fuori tutti. Ma che cosa sono persa questa cosa? Non l'ho vista manco io. Ma come no? Ma è stato bravissimo, Mike. Ciccio Gamer. È stato bravissimo. No, non era quello lì di Hitler, che in una live, mi pare, disse che voleva... Cioè, che lui diceva che ci doveva stare un solo partito. Comunque. Vabbè, ok, vabbè. Ok. È tutti molto bravo. Esatto, gli dissero, devi, insomma... Vabbè, ma sarà stato decontestualizzato. Vabbè, Mike, però io ti ho detto un fratello famoso. Sì che c'è un fratello famoso. Vabbè, ma se ti dico che c'è un fratello famoso... Ciccio Gamer, vabbè, te l'ha fatto capire. Ho un fratello che è anche famoso, ho detto. È anche famoso. Famoso, okay. Oddio, vuol dire che comunque è anche conosciuto. Cioè, è stato molto bravo, sì, Mike. Sì, sì, sì. Quindi... Vabbè, è troppo facile. Mike ha vinto... Mike ha vinto due punti perché più persone l'hanno sbagliato rispetto a quelle che l'hanno indovinato. Quindi ha... Sai che però il fatto che Ciccio Gamer fosse scambiato da due persone col brasiliano mi ha fatto pensare che ci sia... C'è un problema. Fa riflettere. Ok. Però Alessandro, se facevo paura. Alessandro, ragazzi, è momento di fare domanda ad Alessandro. Momento di fare domanda ad Alessandro. Fatemi vedere. Ah, prego. Ok. Chi è scritto ad Alessandro? Ok. Alessandro, Alessandro. Vabbè, non dire l'esatto numero. Vabbè, sì, perché no? Sì. Cerca di farti capire. Sta sbagliando. Controlli i documenti. Una 40 su qua. Sono entrato da poco nei miei 40. Ok. Puoi fare un riassunto delle domande che ti abbiamo fatto? Che non mi ricordo più niente. È come se ne avessi 30 in realtà, Okay. Mi sento giovane dentro. Qual è la tua daily routine? Me ne sento. La mia daily routine è mi sveglio al mattino, mi alleno. Ok. Mm-hmm. E praticamente tutto il giorno, e poi nel weekend sto con la mia famiglia. Credo di avere una famiglia. Okay. Ma quindi sei un uomo. Hai i capelli? Sì, ho i capelli. Sei tatuato? Ma sei un uomo? Sì. Sono un uomo. Sta controllando. No. Se sei un uomo. Sei un figo. Ti piacciono i tatuaggi? Ma diciamo che sì, ma non è che è una cosa che mi caratterizzi più di tanto, cioè non sono... Ma non mi ricordo cosa... Tu facevi il cantante, no? Cosa facevi tu? No, non l'ho detto cosa facevo, però non faccio il cantante, no. Ma sei pelato? Tocca i capelli. Mi piace cantare. No, non sono sei una figura televisiva? No, non sono una figura televisiva, però mi sono molto divertito quando ho fatto televisione. Bravissimo. Ti piace far parlare di te? No, a me piacciono i fatti, non mi piacciono le parole. Porca troia! Le persone parlano di me perché le persone parlano dei migliori. Sei Fabrizio Corona? Mi piacerebbe, ma no. Non devi rispondere a Mary, le guest sono... Scusa.
mi sono fatta prendere. Avete altre domande, ragazzi? Se no... sei mai stato in prigione? Caso, hai mai lanciato un mutante dal tuo balcone di casa o finestra di casa? No, che io mi ricordi, no. No. Ti ricordi... Allora un'altra domanda. Aspetta, io pure ho una domanda. Vai, Mike. Aspetta, l'ultima, l'ultima. Vai, sei andato ospite, sei andato ospite da Giletti e hai detto che non potevi raccontare quello che è successo nel carcere? Allora, in tutta onestà non mi ricordo io che no. sono stato ospite da Giletti. Aspetta, cerco. Che merda che sei. No, no, arrivo. Sei stato no. dentro Belen Rodriguez? No. No. Aspetta, do una domanda. Mike. Ti sei mai sentito ostaggio dello Stato? No, mai. Mai? Non è corona. Non è corona, eh? No. Quindi neanche no. da un PM di nome Woodstock. Posso no, dire Woodcock, una cosa? Come si chiama? No, no, neanche. Posso dire una cosa? Mm-hmm. Vai. Io onestamente non penso nemmeno che dovreste paragonarmi con Fabrizio Corona. Bravissimo. Gioco proprio in un altro campionato. Sono ad un altro livello come uomo, innanzitutto. Che è molto presuntuoso. E poi sei bello? No, no, sei bello? È importante. Non sono presuntuoso. Sei andato mai in live da Grimbaud? Ah, ce l'ho, aspetta. Ma è uscita per caso una tua serie su Netflix ultimamente? Ah. Controllo l'agenda? No. Mi piace controllo. No, personaggio, no. Per caso sei mai andato in una live di Grimbaud? Sono qui oggi, sì. Penso, cosa vuol dire? Senti, non sei italiano, vero? Non ho capito. Sei italiano? Ma... dipende dai punti di vista. Da un certo punto di vista io mi sento italiano. Ok. Ma sei nato in Italia? Come? Sei nato in Italia? No, non sono nato in Italia. Okay. Ma sei uno sportivo? Sì. Ok. Per caso la tua pelle è molto più scura dei presenti? No. No. Di Joe no. Azz. Come Joe? E sei abbronzato. No. Joe mi sembra quello più saturo. Cioè, guardandomi saturo. Sì, ha una più saturo. Col contrasto più alto. Alessandro. Con meno luminosità, dai. Alessandro, okay. Dimmi un motto, un aforisma. Un qualcosa che insomma, ti fa seguire la retta via. Lo cerchi, ma inventalo, per Dio. È un attimo, dammi... Vuole essere preciso. Io non ci sto capendo un cazzo. Dai, no, ragazzi. Allora, sono confusa. Io ce l'ho. A parte scherzi. Poi una cosa per me fondamentale. Non è un qualcosa che ho già detto, ma è un concetto che cerco di esprimere sempre. Io non ho bisogno che gli altri mi dicano che sono il migliore, perché io so che sei il migliore. Ok, si sarà venuto. Una domanda, ma tu sei molto presente sui social? No. No, i social sono una perdita di tempo, secondo me. Una tu domanda. Sei stato, scusami Mike, tu sei stato ospite a un programma televisivo italiano molto famoso? Più di uno. Senti, Mike? Che ne pensi della Skoda? Ciao! Non lo so. La Skoda, so. La macchina, il marchio di macchine... Un attimo, chiedo a mia moglie. Ma la moglie non è... Non lo sa la moglie. Potrebbe saperlo. Ma tua moglie... Aspetta, tua moglie è molto più grande di te. Un attimo, controllo quanti anni mia moglie e i documenti. Vai. Perché non mi sembra. Skoda, Mike? La Skoda? Sì, Skoda... sì. Allora, mia moglie ha una decina di anni più di me. Ok. Ma e faceva la modella. Ale, tu compri per caso i mobili? Vabbè, dai, diamo il nome, su, è abbastanza valese. Esatto. Io ho l'ultima domanda per ultima capire, cocca, scusatemi. Vai. Ultima. Hai fatto delle gomme da masticare brandizzate con la tua faccia? Ma che cazzo ne so, Cocca, cioè, non so se... Chiedilo a tua moglie! So, chiedo a mia moglie. Ma non c'è veramente la moglie, Karen? Fine. Era fine. Una gag. Allora, è il momento di guessare. Alessio, chi è, secondo io te? Io farei andare prima gli altri con le gas, perché mi sa che io e Mike ce l'abbiamo. Grazie. Allora, ok. Allora, le gomme non lo so, Alessio, però lo sai bene chi è. Dai, fidati. Ah, vai. Io? Sì, pensaci bene a quello che ha detto. Ma mi ha un po' portato fuori pista la sua routine. Che si alza, si allena e poi sta con la moglie nel weekend.
Ho sbagliato, mi sa. Non stai nel weekend. No. Vaffanculo. No. Aspetta. Nel weekend è il momento. No, scusate ragazzi, scusate. Stupido io. Mi sono confuso. Nel weekend ho da fare, soprattutto la domenica. Scusate. Okay. Allora cambia tutto, cioè. È un calciatore, sì. Allora. Aspetta, però sto calcio. Comunque con mia moglie, perché posso dire una cosa? Io aspetta, riesco a vincere una partita e contemporaneamente trombarmi mia moglie. Rispondo a questa domanda. Sei un calciatore, sì? Sono il calciatore. Hai okay. Basta, 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 basta. Alessio, devi fare Ibrahimovic. Ibrahimovic. Ibra. No, io Ibrahimovic. Mary. Non lo so, non conosco i calciatori. Sparane uno. Non... Ibrahimovic. Koch. Ibrahimovic. Mike. Dai, nemmeno Karen lo sapeva, dai, Karen, ragazzi, lo sapevi? Oh, nessuno ha indovinato, delle gomme da masticare. Ero l'autaro. Però posso... Ma tu stai guardando la chat, bastardo. Ma Mike, perché la Skoda? La Skoda è svedese, è no? È svedese. Perché ho da poco firmato anche un accordo con la Skoda, sì. Compro i mobili da IKEA? Ibrahimovic. È quello che ti volevo chiedere io, i mobili che li compravi. Era Ibrahimovic. Posso cercare su internet se giocava ancora, io manco so che... Non ma posso dare un suggerimento, Simo? Vai, dimmi. Comunque, sai che dovremmo fare, poi abbiamo i mezzi tecnici, possiamo fare col telefono. Cioè, la risposta la devi scrivere e la mossi, perché sennò per dirti... O sennò sai come? La scrivi su StreamYard. Ah, la sì, possiamo scrivere su streamer, va bene, no, però ragione Mike. No, la mettete come vostro nome, io vi oscuro. Possiamo cambiare il nome di StreamYard e Simone a un certo punto li fa uscire. Sì, facciamo così. Ah, ok, va bene. No, più che altro perché sennò... Sì, sennò, esatto. Allora, Skoda è cieca. Scusate, ho sbagliato. Era la Volvo. Vabbè, uguale, dai, su. Infatti la Skoda non è svedese. Vabbè, l'importante però il nome sembrava svedese. Sì, vabbè, comunque l'importante è che tutti hanno collegato. Ho cercato Ibrahimovic. Mi sembra che abbia fatto una pubblicità per la Skoda. Ok, c'è un contratto. Mi ricordavo che fece una pubblicità per la Skoda. E avevo collegato, però vabbè. Lì però avete capito tutti, quindi ho fatto bene, dai. Joe. Ma io ho capito quando mi ha detto che in realtà la domenica ero occupato. Sì, che poi non è vero perché ormai è un ex calciatore, quindi è un ex calciatore. No, invece non è vero perché comunque troppe domande, ragazzi. Quindi gioco. Secondo me dovremmo fare tipo 3 domande per uno e via. 3 domande a testa. Joe. Tipo sì. Ok. Ciao, ragazzi. 3 domande a testa, ragazzi, vi conto quante domande fate ognuno. Ok. Come stai, Joe? E poi prego con le domande. Sto molto bene, Simone, grazie. Ok. Prego, ragazzi. Sto sempre bene. Molto specifico. Vabbè, inizio io. Posso fare la domanda io? Vai, certo. Sì. Stai molto bene, giusto? Sì. Non è questa la domanda. Ok. Però da come me l'hai detto, ma sorridi sempre? Mi piace sorridere, ma non sono uno di quelli che dice che sorride molto spesso, sempre. E saluta quando lo fa. Ok. Mi collego, scusate, ho fatto un change. Okay. Ma ti sentiamo malissimo. C'è un botto di eco, Ale. Ma no, ho spento il telefono, è spento. Ma a posto. Sì. Meglio prima, però a posto. Perché insomma, vabbè. Donna. Ok, vai Mike. No, facciamo tutte e 3 insieme? Vabbè, fate un po' ognuno. Facciamo a giro perché... Sì, vai. Un giro per uno. Mike. Faccio Mike, Mary, Koch. Ok. Cancelliamo, te ne faccio un'altra. Vai. In che ambito lavori? Non lo voglio dire. Vabbè, cazzo vuol dire? Vai! Non lo voglio dire. Vai nella live, vedete chi... Vai nella live, chi c'è in live adesso? Vai in live da lui. Non lo voglio dire. Fai metto tra le righe, so di qualcosa. Ma... Si furbo. Non lo voglio dire che lavoro faccio in questo momento, però ti posso dire che guadagno molti soldi. Vabbè. Fai le cripto. Non faccio queste cose. Carissimo. Koch? Sei un uomo? Sono un uomo. Sei un uomo proprio. Un uomo vero. Ok. Ma fai diciamo che per rispondere a Mike prima, ho molte entrate. Ah, ok, vabbè. Alessio? Non sta imitando come parla, vorrei sottolineare sta roba, non so perché parla così. Non sto imitando come parla, eh. No, cerco di rispondere più o meno
come risponderebbe lui, ma senza l'accento. Allora, sei tanto presente sui social? Ultimamente diciamo di sì. Ok, Alessandro? Hai avuto a che fare in qualche modo con OnlyFans? È un mondo nuovo, è un mondo nuovo, l'ho conosciuto come mondo, potrebbe essere. Dai, io ho capito. Odi di scarsa fatica? No, mi hai rubato la mia domanda. Scusami, scusami Mike, perdonami. Carissimo. Mike. Odio chi fa lo scarsa fatica. Ti piace lo champagne? È meglio dello champagne. Vabbè, dai. Ok. Ti chiedo di fare un'inquadratura. Che inquadratura mi fai? Faccela, faccela, faccela. Mezzo faccela. Busto americano, mezzo busto americano. Oh, più o meno. Ma non è così. Se non riesco a appoggiarmi di più con la schiena, scusatemi. Ok, ok. Vabbè, direi che credo abbiate capito tutti. Sì. Ok, si può anche non scrivere. Si può anche non scrivere. Ok, dottor Bau. Questo era molto, molto ragazzi, semplice. Ma poi quando dicevo che non voglio dire che lavoro faccio, è quello che dice lui. Sì, è vero. Per questo dicevo così. È vero. Cock. È proprio così, bravo, dice, no, però tu hai detto non voglio rispondere, hai detto. Non voglio dire che lavoro faccio io. Ho molte entrate. Cock, okay. Sei pronta? Bello. Hai delle partecipazioni nell'autostrada. A me mi è saltato, sì, volevo comunque fare quello che rispondeva. Esatto, Simo, cambiaglielo a lui che l'abbiamo capito. No. Niente, no, fare no. Cosa fai nella vita, Alessio? Faccio del bene. Attualmente nulla, sono un po' appeso a nulla, diciamo. Okay. Piazzale Loreto? È una zona che conosco. Ah, quella lì, Non mi piace molto. Ce l'hai ancora l'occhio? Mazza, raga. Questa non la so, questa. Non la so neanch'io, Che rapporto hai coi treni? grazie. Allora, nei tempi d'oggi, sempre in ritardo, Diciamo che non sopporto i ritardi. Ma Ale, ti faccio una domanda. Sì. Posso chiederti di farmi vedere quando incontri un tuo amico, come lo saluti? No. Okay. Ma non faccio quella roba lì. Okay. Grazie, Ale. Ok. Ok, vabbè, okay. Capito, vabbè. Chiudiamo questa gag perché veramente... Sì, esatto. Hai scelto tu. Facciamo così, ti cambio personaggio, Alessio. Te lo faccio prima, questo ragazzo si è sgamato subito. Te lo scrivo. Aspetta. Si è sgamato, ha messo faccetta nera prima, figa, si è sgamato, chissà chi è. Sono un po', diciamo, me la troppo bello. Aspetta, ok. Mettimelo altrettanto bello, dai. Micio! Paura, madonna, mi è venuto un infarto. Che ratto. Io, perché non conosco molto. Ehi, okay, non offendere Jill. Aspetta, cambio. Non conosco molto. Ok, ce l'ho. Aspetta, Mike, ci spieghi la cosa dell'occhio? Si può? Sì. Ma sì, certo. No, vabbè, si sta parlando di fatti storici. Voi non avete mai visto le foto dell'autopsia? No. Oddio. Allora non l'ho andata a vedere. Gli hanno tolto un occhio nell'autopsia? No, nell'autopsia. L'avrà perso per le botte. Ragazzi, ma... Cioè... Hai stato pigliato botte? Quando era appeso a testa in giù l'hanno massacrato di botte? No, prima. Ah, prima del peso. Prima. Comunque, prima, dopo, insomma, quando l'hanno riacchiappato stava in quello stato in cui lo potete trovare nel... Sono 21. Vabbè. Crazy. Okay. Molto, molto deep. Alessio, ce l'hai? Ce l'ho quando volete. Ok, perfetto. Allora... Quindi Alessio? Ok, Alessandro, inizia tu con la prima domanda. Ho visto l'autopsia, volevo non vederla. Ma Karen, cosa stai facendo? Sta disegnando la lista della spesa. Vai, Alessandro. Allora, ti chiedo di dirmi una frase che secondo te ti rappresenta. Bella. Faremo tardi. Ok. Joe. L'amministratore delegato di Trenitalia. Sei ancora vivo, Ale? Sì. Vivissimo. Ma vivissimo. Ok. Cock. Hai a che fare con la politica?
No, non ho a che fare con la politica, anzi preferisco proprio distanziarmi dal mondo della politica per il lavoro che faccio. Ok. Mary? Fai l'influencer? Allora, non sono un influencer, ma ho aperto un profilo da qualche anno. Però non mi definirei influencer in alcun modo, anzi. Mike? E il tuo pubblico di riferimento? Qual è? È ampio, molto ampio. Ho capito, però dovresti... Guarda, questa è trasversale. Questa è una cioè questa risposta che mi sto dando è come se mi stessi servendo un assist per dire chi è trasversale. Una curiosità. Prego. Vai. Hai spesso a che fare con un dottore? No. Ok. Un notaio, forse. Ho a che fare con notai, ma con dottore, cioè se per notaio, dottore intendi notaio, ho avuto a che fare con notaio. Sei interessato al cambiamento climatico? Beh, a chi non interessa al cambiamento climatico? ma proprio in modo passionale. No, in modo hai conosciuto tua moglie sul posto di lavoro? Sì, ho conosciuto mia moglie sul posto di lavoro. Ok, hai rubato una domanda comunque. Mary? Ti piace la fica? Ma che babà? Sì, sono sì. Sua moglie. Sono eterosessuale, sono un uomo eterosessuale. Mike? Hai mai distrutto un tavolino saltandoci sopra? No, diciamo, no. Urlando. Buonasera! Buonasera! No. Non mi è mai successo. Non sono così pesante, diciamo, a livello fisico. Ok. Bella risposta. Ok. Alessandro, non puoi fare un'altra domanda perché le hai già fatte tutte e tre. Joe? Ale, l'hai conosciuto per caso Gabriele Vagnato? Allora, l'ho conosciuto perché abbiamo lavorato insieme ultimamente, sì. Ok, Cock? Ok. Occhio non farla capire tutti, Cock, se l'hai capito. Zio porco, devo capire. Zio porco! Vabbè, se puoi evitare di fare la domanda, se vuoi. Ok. Passa. Mary, tu hai capito? Pregni. Hai fatto... come si chiamano? Aspetta... Tipo posso il festival bar, quella roba là. Festival bar? Devo controllare, non so se l'ho fatto questo. Mi sembra di sì. Ok, Mike? Chiedi a tua moglie. Io prima devo sapere chi è Gabriele Vagnato lì. Magnato. Gabriele Vagnato, zio, lo youtuber... Come ha fatto le Iene, tipo, anche... Non fa le 24 iene. Ore da, che fa quei lavori là, che ha fatto con Cruciani, con... Ma lo posso cercare? Certo, allora, certo, sì. Gabriele Vagnato, zio, è uno youtuber fortissimo, eh. Ha capito, io non lo conosco. Tornando senza tornando, nulla togliere. Ah, Gabriele Vagnato, è questo qui, ok. Tornando alla domanda del Festival Bar, sì, io... Mi avete chiesto se ho partecipato o condotto, non ho capito. Condotto. Negli anni passati ho condotto Festival. Ok, chiaro. Ah, ok, ho capito. Vabbè. E io l'ho capito, cioè, va bene. Devo fare la domanda? Puoi anche non farla se pensi di aver capito. Hai mai fatto uno spezzone tra i più cringe nella storia della televisione ultimamente? Vanto questa cosa. Tipo il qua qua qua. Vabbè ragazzi, ormai c'è. È John Travolta ovviamente, no? No? Ce l'avete tutti? C'è qualcuno che pensa di non essere convinto al 100%? Io l'ho scritto. Ma aspetta, dobbiamo scriverlo. Scrivetelo nel vostro modifica nome? Sì, scrivete. Modifica nome. Ah, modificare il nome. Vai, modificate il vostro nome. Vabbè. Vabbè. Comunque poi devo dire una cosa importante. Doc, che si fa i cazzi suoi. Va bene. Lo scrivo qua. No, devi scrivere nel coso, Cock, Cristo. Cosa stai facendo? Vabbè, intanto che lo scrivi, mi posso chiedere scusa a Gabriele che l'ho confuso con un altro youtuber? Sì, sì, certo. No, cioè, io vedo le facce e non meno... Sì, sì, sì. Scusa, Gabriele. Sei il numero uno. Male. Va bene. Ok, Cock riesce a scrivere... Sta guardando, tra l'altro, Gabriele in questo momento. Ci sta guardando... vabbè, Gabri, scusa, davvero. Cioè, sei il numero uno, grandissimo. Però ha scritto adesso in chat... Cazzo vuoi, Mike? Pensa al tuo. Oh, non è vero. È vero. Ok, faccio vedere i nomi. 3, 2, 1.
Madonna Mary. Ho sbagliato. Fiorello. Ma scusa, il festival donne, il non a caso. Anche io pensavo Fiorello. Scusami. No, ragazzi, scusami. Il festival bar l'ha fatto Fiorello. L'ha fatto anche Amadeus. Ma Amadeus che cazzo c'entra con Bagnato? Perché siete giovani, siete giovani. Ma se non lo conosci Bagnato, Mike? Però, però se mi dici che... ha conosciuto mia moglie sul posto di lavoro, sì, Giovanna sì, sì. Era la... E poi anche sì, la frase... Ma vorrei spiegare anche che lui ha a che fare con il dottore, perché il tizio che chiama ad affari tuoi dei pacchi è il dottore. È il notaio, il notaio. Io l'avevo capita la tua domanda, ma è il notaio, non è il dottore. No, è il dottore. No, il dottore. Ragazzi, è come parlare in inglese, cioè tu non devi capire tutte le parole, cioè basta capisci la frase. Certo. Si chiama dottore. Vabbè, questa sera l'unico dottore che conosco io è quello bavaro. Quindi abbiamo tutti Amadeus tranne Mary e Cocchi, hanno detto Fiorello. Già. Allora, cambio vabbè, personaggio. Vabbè, siamo lì, Mary. Dai, compare. Cambio il personaggio a Mary. Te l'ho scritto, Mary. Perché? Così, perché? Chi era prima? Chi era prima? Cosa se ci pensate che gli uomini hanno detto tutti Amadeus. Niente, ritorniamo sempre allo stesso discorso. Vabbè, il mio quello di prima era Ed Sheeran, ma era un po' difficile. Sì, era un po' off topic. Allora, Mary. Ok, quello di Mary è molto, molto particolare, molto complicato da un certo punto di vista. Alessandro, prima domanda. Mary, non essere... Ma prima Mary vuoi dirci qualcosa, allora. Prima? Cosa devi dire? Stai bene, Mary? Sì. Okay. Penso di sì. Alessandro. No, Mary, io ti chiedo questo. Se tu dovessi raccontarmi il tuo più grande sogno, cosa mi diresti? Bella domanda. Oddio. Fare tanti soldi, essere potente, non lo so, credo, dai racconti che mi hanno detto. Ah. Quindi proprio basic trapperino... Madonna, ah, potrei andare... Forza, potrei offendere, guarda, devo stare attenta a quello che dico. Vai. Okay. Ok, Alessio, chi va? Tocca a me? Hai fatto qualche featuring importante ultimamente? Se sì, mi puoi dire senza dire il nome? Oddio, non faccio musica da un po'. Quindi hai fatto musica? Anche, sì. Ok, Joe? Mary, per caso, con questa persona, cioè, o meglio, aspetta, te la riformulo. Hai detto prima non voglio offendere, perché c'è una probabilità che questa persona tu la conosca dal vivo o che la possa conoscere dal vivo? Un'alta probabilità, Sì. Ok. Sì. Coc? Non ci sono amica, ma so chi è. Ok, io penso già di aver capito. Anche io. Metto la guess adesso. Un secondo, scusate. Han citofonato. Come domanda che vorrei fare i ladri. La domanda che vorrei fare dopo riguarda... Però non so se posso farlo. Cosa riguarda? Guarda quello! Perché c'è la gamba rotta. Ok, ci siamo. Doc, vai. Lo conosco? Ti conosco? Sì. Certo. Questo certo mi preoccupa, Mary. Ok, Mike? Posso dire che non frequentando e non conoscendovi, cioè, avete fatto tre domande che, cioè, io praticamente... Ragazzi, che dite? No, fidati, Mike, che puoi capire tutto. Fidati. Posso capirlo? E... Allora, è un uomo che vuole soldi e successo, non fa canzoni da un po'. Allora, sei... hai baffi? Sì. Eccola. Vabbè. Ho una domanda particolare da fare. Vai. Per caso qualche persona in questa live ti ha mai fatto provare un orgasmo? Vabbè. Certo, sì. Certo, sì. Soprattutto. Oh, meno male che non so io. Vabbè. È okay, difficile. Ale non c'era, bisogna dirgli l'ultima domanda. No, vediamo. Vabbè, non diciamo. Oh, tiriamolo in mezzo. Ci senti, Ale? Cosa sta facendo? Cosa sta? Perché saltella? Aspetta, una gamba. Aspetta, convinciamolo tutti che Mary in realtà è lui.
Ma ci sente? Ah. Alessandro? Alessandro? Oh, sono qua, raga. Ok. Allora, Mary, sì. Il tuo personaggio fa parte... Ale non ha sentito le domande e le risposte. Gli facciamo un recap. Vabbè, cazzi suoi. Ah, cioè, no. Collegati alla mia domanda. Mary, il tuo personaggio fa parte di un duo? Sì. Che faccia la cazzo? Che... Ok. Ma cosa, ma... Così ribalta tutto, com'è possibile? Vabbè, dormi, dormi, Alessio. Siamo veramente... Veramente Alessio. Alessio! Ah, ho capito adesso, sì. Abbiamo detto, papà, te lo cosa. Allora, ti faccio riassunto. Allora, Mary lo conosce. Fa parte di un duo. Con la barba e abbiamo detto... Che lavora sui social. E lavora sui social, esatto. Arrogante anche, secondo me. Se una persona di questa chat le ha fatto provare un orgasmo. Di questa live. Vabbè, comunque, facevi una domanda. Fai video su YouTube? Sì, sono uno dei migliori. Ma scusate, non era un trapper? No. No. No, me l'hanno cambiato. Me l'hanno cambiato. E comunque era quello di Karen, quello. Ha detto che secondo lei voleva soldi e successo. Esatto. Però secondo lei? Secondo me. Allora, prima. Ho un'altra domanda. Fa spesso live di Twitch? O li capita di fare live su Twitch? Quindi, aspetta, ragazzi, devo tornare a quello dell'inizio. Cioè... Ah, no, continua così adesso. Mi state confondendo la testa. Live su Twitch? Ogni tanto fa live su Twitch o li capita di essere sì, ospite? Sì. Sì, sì, sì. Entra nelle live delle persone, spesso? Sì, di una persona, principalmente. Sì. Hai capelli lunghi? Vabbè. Vabbè, che siamo? Schiamo tutti chi pensiamo sia il nome. Aspetta, una domanda. È noto per procurare orgasmi multipli a donne e uomini? Basta domande. Allora, scriviamo secondo noi chi è, scriviamo secondo noi chi è. Secondo voi scrivetelo nel vostro username, gentilmente. Quale dei due devo scrivere, scusatemi? Vabbè, secondo. Madonna, ragazzi. Il secondo? Basta leggere la chat, che questo gioco qua è totalmente inutile. Non ti voglio leggere la chat. In teoria non dovresti esatto. Non lo sto leggendo, mi sono capitato sotto gli occhi adesso. Sì, allora parentesi, siete veramente dei babbi. Cioè, voglio dire, allora, fa lo scherzo ad Alessandro. Lo scherzo era divertente se tutti scrivevate Rovazzi e lui era l'unico che scriveva il suo nome. Però non l'ha fatto perché ha scritto. Io non sapevo se continuare la gag o di rispondere realmente. Ragazzi, mi avete confuso. Adesso fa il fenomeno. Perché è come vedere il mondo andare a fuoco. Ma quando Simone dice facciamo la gag, io sono a fianco al telefono. Quello che ha detto anche io. Che babbo di divertente lo stesso. Era bello saperlo, capito? Io ci ho provato a riaddrizzarla, però poi ho visto che non seguivano. Ho detto vabbè. Ma era streamer. No, era Rovazzi. Era Rovazzi, vero? Certo. Minchia Simone. Sì, però posso dire, posso spezzare una lancia a favore Karen. Ma scusate, ma Rovazzi non si fanno queste cose. Ma minchia, forse l'ho fatto di peggio, cosa, grazie. Lo so, infatti non si fa, cioè. Ma no, ma aspetta, Mike, c'è stato un periodo che per le 10 sub giftate da Grimbaud appariva la Koch con l'immagine, con la voce fatta dall'AI. Con lei che diceva ti prego Rovazzi torniamo insieme, una roba del genere. E secondo te questo sulla psiche è sbagliatissimo. La psiche di Kokeshi, io ho chiesto il permesso a Kokeshi per fare una roba del genere. Ma lei ti avrà detto di sì, ma in realtà non soffre. Un super pezzo di merda. E piange a casa. Era andata virale anche una clip di lei che diceva una bestemmia. Quello là era storiella vera o falsa con le robe da aggiungere. Sì.
Vabbè, io non sono d'accordo su questo. Anche secondo me non si scherza. Sono molto d'accordo con te, Mike. Niente, ma sono vero. Letteralmente, sempre Kokeshi che quando facciamo la prova non ridere. Cosa ti fa ridere? I meme su Rovazzi? Cioè, vabbè. L'ho detto una volta, l'unica volta in cui ho detto che praticamente ho liberato le gambe. Vabbè, dai, facciamo un altro giro, un'altra cosa. Ma scusate, io non vorrei aver vissuto un sogno lucido. Ma all'inizio Mary non ha detto che era uno che faceva trap e reggaeton, no? No, aveva detto che faceva musica nel passato e che da un po' che non faceva. Sì. Ah, ok. Sì. Allora, voglio... Era Cocca il primo round. L'ha detto Karen, sì. Alla prova all'inizio, però. Voglio fare io il personaggio. Ma okay, io te lo scrivo io. Fatto. Beh, poi lo fai tu. Te lo scrivo io, Simo. Vabbè, non posso sceglierlo io. Ma povera Karen. Ma no, vabbè, farlo Se vuoi scegliertelo te, se che ce n'è uno caldo, vai. Non devi scriverlo. Aspetta, che io mi sono fatto qua una lista. Ok, ce n'è uno caldino, ce n'è uno caldo. Ok. Vai. Fatemi le domande che volete. Simo, sei un personaggio... Ah, che scusa, Ma gliel'hai scritto tu, scusami. No, gliel'ho scritto. No, gliel'ho scritto, se l'ha inventato lui. Vai. Se te sono così stupido. Cosa, scusami? Io? Sono così stupido, se te. Vai, Alessandro. Cosa vuoi da me? Fai la domanda. La domanda sono io adesso il personaggio. Scusa. Un attimo. Ok. Qual è il più grande successo che hai raggiunto nella vita? Bella. Rendere la mia più grande passione... E il fare belle esperienze a un lavoro. Potrei averlo. Lavori sui social? Anche sì, è un business interessante. Ciò che tu lo cavalchi questo business? O no? Una domanda alla volta, spiace. Ma Simone, sei sulla scena da tantissimi anni? Con tantissimi anni intendo la seconda generazione di YouTube, quindi dal 2013-14 in poi. Ma forse a cavallo tra la seconda e la terza. Ok. Quindi comunque abbiamo capito YouTube. Ma non solo. No, certo. Fai podcast. Ma non è una cosa che mi affascina particolarmente. Viaggi molto? Mi piace, sì, sperimento, diciamo. Sperimento molto. Mike? Minchia, io ho capito adesso che Mike aveva scritto Ale Azzi, che sarebbe Alessandro. Non sapevo quale dei due. Sì, O vinco o imparo. Hai più o meno... di 1 milione di iscritti? Controllo, scusate che ho talmente tanti lavori che mi dimentico. Comunque di base credo di più, ragazzi. Sì, di più, sì. Comunque... Scusa, di iscritti dipende da che canale, Oddio. Però sì. Quindi oddio, è più di un canale. Ma sei a Dubai? Mi muovo. No, non sono a Dubai, no. È molto alto. Frequenti gli stessi posti di Plumotti, ma per motivi diversi? Non particolarmente, no. Non sono grande fan di Plumotti. Quei contesti ti appartengono, ok. Non mi appartengono più di tanto. Il tuo cognome è composto per caso da due parole? Il mio cognome non è composto da due parole. Ok. Sei pelato? Hai capello? Se rispondes... No, non sono pelato. Ho dei capelli comunque. Sei rasato? Una domanda a testa. Non sei rasato, capito? Vabbè. Io ce l'ho. Ha mai partecipato a una tua live? A una aspetta, scusami. Ha mai partecipato a una live di Grimbaud? Sì. Sì, è stato ospite. Capito. È stato ospite tanto tempo fa. Forse un annetto e mezzo, due anni fa. Allora no. Ma attualmente su YouTube è sulla cresta dell'onda o
Sto spingendo forte. Sto spingendo molto forte. Hai gli occhiali tondi. Ah, gli occhiali? No, meglio, esatto. Gli occhiali? Scusa, sì, troppo... Sì, avendo problemi di vista, sì. Indosso spesso gli occhiali. Ma, scusa. Ok. Ti piace il giallo? Non cozza con una risposta. Capito? Ti piace il giallo? Non ho una risposta. Boh, hai mai avuto a che fare con dei panda? Okay. Non saprei risponderti. Hai litigato con degli amici con cui stavi, diciamo, in molta sintonia? Ho avuto degli sbatti con una persona, sì. Cioè, non è che eravamo molto amici, però purtroppo sono cambiate alcune cose. Diciamo che abbiamo smesso di fare cose insieme. Okay. Ed eravamo molto forti insieme. Molto forti. Okay. Vabbè, pensi che con una risposta ci hai voluto sviare comunque, Ti piacciono i coltelli, ti piacciono i coltelli, quindi... Cioè, basta domande, adesso ne ho fatte già più di 4. No, ce ne ho io. Dai, se no capiscono tutti. Hai un cane? Mi ricordo. Hai l'Alzheimer? Non mi ricordo se ho un cane. Tra vero un cane, faccio, non so. Diciamo che per quello che per il lavoro che faccio, forse avere un cane non è una grande idea. Più che altro perché vado veramente tanto in giro, cioè ho veramente un sacco di impegni. Ultimissima domanda mia: abbiamo mai visto la faccia di uno dei tuoi genitori? Io non ho fatto nessuna domanda, cioè, non in maniera rilevante. Cioè, che fa le domande apposta per sviare gli altri. Posso fare io un po' di domande? Vai Mike. È un grande cazzo. Partecipi a una competizione che va in live su Twitch? Cioè, giochi nella Got League? Ma tu Mike, non ti sei arrivato? Mi piace il calcio, sì. No, voglio... Allora, io ce n'ho due. Uno o l'altro. Mi piace il calcio, sì. E allora sei appassionato di... No, che ti piace il calcio è un conto. Io ti ho fatto una domanda. Ho detto, se tu partecipi a una competizione live... che si chiama Got League su Twitch. Bazzico. Fai parte di una squadra. Sì, bazzico. Ma che bella bazzico, non è né sì né no, è sì o no. Bazzico vuol dire che comunque apprezzo. Ok. Ma hai estinto il mutuo per caso dei tuoi genitori? E questa cosa ti rende molto fiero? Non mi ricordo. Allora, senti. Per farlo ricordarti una roba del genere, scusa. Senti, sei uno che utilizzava una lavagna per fare i suoi contenuti? La lavagnetta? Potrei averla utilizzata, sì. Ok. Io ero convinto. Però anch'io. Sei elusivo, perché allora se tu hai... Allora, io ero convinto di una persona. Non ho mai detto una cosa sbagliata. Non è mai cambiato? Non è mai cambiato in questo. Mai. Questa domanda qui potrebbe essere uno spartiacque. Uno dei tuoi amici col quale hai avuto dei diverbi, per caso ha una forte R moscia? Zero. Ha cambiato lettera. No, perché non è lui con cui ha litigato, è quell'altro. Simo. No, non dico quello con cui ha litigato, uno dei due, cioè nel senso... Facevi parte di un trio o di un quartetto? Ecco, questa è la domanda, diciamo che forse più... Mi piace affiancarmi a persone che lavorano bene. Ma che cazzo vuol dire? Rispondi. Simo, il tuo cognome è un cognome esplosivo? No. Ok. No. Si può dire un cognome esplosivo? Vabbè, io ce l'avrei una domanda, però poi è brutta da... Palla. È un po' specifica. Vai. Sei mai stato fidanzato con la fidanzata di un altro tuo collega? Oddio, non lo so. Non lo so. Come non lo sai, sei il personaggio. Non lo so. E allora non lo so. Non sai di chi parli. Questa cosa mi sfugge. Non credo. Non sa di che parla. Non credo, onestamente. Controlla, per favore. E come conto cosa devo cercare? È ex fidanzata di quello lì. Con chi stava? Hai per caso fatto un programma TV di recente? Negli ultimi 2 anni? 2 anni, forse 3 anni? Se no, comunque... te la cambio in hai fatto un film? Non ho fatto un film, però vi posso dire oltre al business di YouTube,
in cui lavoro con un team molto potente che funziona molto, soprattutto per la sua complicità. Mi sto anche dilettando in altre. In una cosa che no, non no, si vede tu spesso. Lo stai cambiando. Non sto cambiando niente, sì, ragazzi. L'hai cambiato. No, ragazzi, vai, vai, diamo no. I risultati. L'hai cambiato due volte. Togli i nomi. Sì, mai, togli i nomi. Mai, ragazzi, le mai. Adesso vi distruggo a tutti. Non ho mai detto una cosa fuori da questo personaggio. Va allora, guarda. Domanda, vai. Posso dire l'ultima cosa? Posso dire l'ultima cosa prima che scrivate? Scusate bene questa roba. Oltre al business di YouTube, che va molto molto forte grazie al team con cui lavoro e con cui collaboro anche nei video, sto affrontando un business e una cosa che mi piace molto fare, che non fanno in tanti di quello che... cioè, pochissimi YouTuber Mobiliare. Fanno questa cosa. No, forse, l'hai cambiato. Forse Simo, Ciccio Gamer. Forse Ciccio Gamer è stato il primo a fare una cosa del genere. Forse. Sì, ma l'hai cambiato. L'hai cambiato in corsa. Giuro. Vabbè, io ho messo il primo è quello che penso che sia. Anch'io. E il secondo è quello in cui sei partito e poi l'hai cambiato. Aspettate, metto l'anch'io. Scrivete tutti? Aspettate. No, io devo mettere un attimo. Dai, Alessandro, cazzo, tenace! È un attimo, devo scrivere, sono in fermo. No, raga, non l'ho cambiato. Io ho messo il primo che tu, secondo me, stai facendo, poi hai cambiato, sì, 100%. Sì, lui ha cambiato. Va bene. Adesso. Ok, apriamo i nomi. No, un attimo. Io, Surri, Dose, Surri, Bo, Dose o Surri. No. Allora, ragazzi, vai. Dicelo tu, se è giusto. Allora, l'unico che ha indovinato è Alessandro. È Riccardo Dose. Ditemi in che modo, ditemi quando non ho parlato di Riccardo Dose. Io ho messo Dose, scusami. Però tu dico Dose o Surri. Ma io ti ho detto Dose è quello che dico io e Surri è quello con cui sei partito e poi all'inizio eri palesemente Surri. Esatto. Ma hai detto che era rasato, raga. Non ho mai detto che era rasato. Non ho mai detto che era rasato. Ragazzi, attenzione. Però raga, alla fine ha detto che sta facendo teatro praticamente. Ho detto che faccio teatro, ho detto che è stato in live più di un anno. Cioè, non ha detto. A un amico con Dose io l'ho preso con la fidanzata della fidanzata. Ha litigato con qualcuno che ha l'R-Motion, sì, no? Sì, esatto, è vero. Scusate. Mike l'ha capito. Ma poi la domanda, scusa. No, lui ha litigato con Preziosi. Esatto, che non ha l'R-Motion. Sì, non lo so ha fatto... La fidanzata era la fidanzata di Frax. Questo non lo sapevo, infatti ho detto non lo so. Perché tu non sai niente, cioè... Aspetta, questa roba non lo sapevo. Non sai niente. Yasmin, però scusami, la domanda se adesso sulla cresta dell'onda su YouTube la risposta è sì, mi sembra che proprio cioè lì c'è un po'. Beh, non è vero, ma spinge come un lupo. Dose Dadda su YouTube sono fortissimi, cioè. Sì, no, i numeri li fanno, Minchia. No, è vero. Sì. No, però che ne so, in Got League più di The Show, direi. Non sei in target, Ale. Il film minchia Gen è. Vabbè, lui faceva la Got League, era dentro la squadra. Ha fatto un film e mi hai detto di no, esatto. Il film non sapevo che avesse fatto un film. Fatto sta che la Got League ho detto che non sei un cazzo. Ma la Got League ho detto che la fa. Ha scritto su. Vabbè, ragazzi, letteralmente sono stato l'unico che non riusciva a non farmelo indovinare e cazzo, cioè. No, ma certo, ma imbrogliando, certo, sicuramente. Ma non ho imbrogliato, ragazzi, guardatevi poi tutta la live e vedete che è stato tutto lineare quello che ho detto. Tutto completamente a raga, non era, si capiva che non era Surri, allora chat, un voto. No, non ha risposto. Cos'entra di coltelli? Cos'entra di coltelli? No, era palese le Dose quando giocava in Got League. Ha scammato la fidanzata. E che altra domanda gli ho fatto? E aveva fatto il film. Però scusate, voto a Simone per questa. Cioè, secondo me. Anche alla fine vi ho dato la roba di. Una cosa che ho fatto io l'ha fatta solo Ciccio Gamer. Forse. Poi, non ha un cane, c'ha un cane lui. Scusami. Ho detto non lo so, cane, zio. Vabbè, mi prendete per il culo allora, dai, ma scusate. Comunque, un'altra roba che volevo... come al solito, cioè. Una roba che volevo dire io. Prima ho fatto la domanda se il suo cognome fosse esplosivo. Perché Dose? Mi ricordavo che Surri di cognome facesse granata e invece si fa 5 granata. Vabbè, 5 grana. Pensavo che pensassi che Surri di cognome facesse power, quindi esplosivo per quello. Surreal power. Vabbè, diciamo che vabbè, sì, cioè,
Siamo stati più bravi noi, secondo me. No, tocca a Cock, tocca a Cock, ragazzi. Tocca a Cock, tocca a Cock. Cambio personaggio che hai un po' facile. Che aveva? Aveva Rose Villain. Aspetta e basta. Gliene metto io uno interessante. Allora, Cock, comunque, secondo me, Simo, posso dirti la verità? Secondo me, se ce lo sceglievamo da soli, era meglio. Era un po'. Mezzo di sì, eh. Sì. Diciamo... Così, almeno, così giochi anche te, Simo. Così giochi anche te, Simo. Non ha giocato adesso. No, nel senso, così gioca anche lui a fare le domande. Visto che è stata l'ultima, e voglio perdonarmi, chiedersi scusa per questo, sceglitelo tu. No, non ho voglia, sceglimelo tu. Ma sai che sarebbe così almeno gioca anche Simo. Sai che sarebbe una bella clip che finisce su TikTok? Se finalmente noi adesso ci facciamo da parte e tu chiedi scusa a Kogeshi per il tuo comportamento. Vai. Oh, vabbè, ma sembra la follia. Ma cosa vuol dire? Ma chiedi scusa di cosa? La follia è non ammettere i propri sbagli e non chiedere scusa a Karen. Allora, qua adesso c'è la differenza tra gli uomini e i ragazzini. L'uomo agisce, il ragazzino perisce. Fa quello che... Sì? Karen, ciao. Ciao, Simone. Voglio dirti una cosa. Dimmi. Volevo chiederti... Mamma mia, no. Mi viene da mettere andare andiamo a comandare, Cristo Dio. Aspetta. Simo, mettiti in ginocchio. Ti viene meglio in ginocchio. Simo, deve essere triste questo momento. No, va bene, va bene. Non si può fare questa cosa. Cock, no, perché lui la vede la differenza dagli uomini ai ragazzini. Sentiamo. Simo, fai l'uomo e chiedi scusa. È vero. Karen. Allora, io ci conosciamo da un po', eccetera. E io, guarda, ti voglio bene, davvero. Se, io ho fatto con la scusa retroattiva, se qualche mio comportamento nei confronti della tua ex relazione con il dabbatore e ti ha in qualche modo infastidita, io ti chiedo scusa. Ti chiedo scusa per averti fatto dire che ancora lo ami con la bestemmia. Ti chiedo scusa per qualunque tipo quella di riferimento. Quella è stata carina. Intanto lei è bella che detta ridendo. Comunque, non voglio ovviamente rifacciare. Perché sono gentile, esatto. Sono una people pleaser. Ok, ci sta. Io comunque, a prescindere da tutto questo, guarda, se in qualche modo le mie battute su Fabio ti hanno dato fastidio, chiedo anche scusa a Fabio. In qualche modo io ti chiedo scusa e prometto che non le rifarò più. Va bene, ok. Ti chiedo veramente... Accetto le tue scuse, tranquillo, e mi fido. Ok. Fare la posso dire che sono sembrate poco sincere. Leggermente forzate, non esce una buona clip, devo dire. Io avevo già messo in live, c'era già la musica per il TikTok triste di sottofondo. Okay. Era bellissimo. bravo. Se stessimo su YouTube a 200 abbonamenti, fa la live fino alle 3 in cui dice solo scusa Karen. Allora, vai Karen, ti scegli un personaggio. Quello che... No, non voglio. Aspetta, io dico una cosa. Aspetta, fermi. Io dico una cosa. Se arriviamo a 250 abbonamenti, io passo dalle mezzanotte all'una di notte a fare un'ora in cui sto in live a dire scusa Karen per un'ora. Di fila. E non posso dire nessuno. Sai che l'ho pensato, ma ho detto vabbè, non lo dico, dai, perché fare brutto. Per 50 abbonamenti che sarebbero... No, 100 abbonamenti. 500 euro. Ne hai fatti solo 150 stasera? 171. Solo, capito? Tu? Che schifo. Io oggi 250. Sì. Meno 200, bro. meno 200. Aspetta, ragazzi, mi è venuta un'idea. Quanti abbonamenti? Ciao. No, cosa? Non farlo. Cosa? Voglio donarli lui. Per no. Quanti abbonamenti? 100 abbonamenti lo faccio. Guarda, sono un sacco di soldi. 100 abbonamenti da sonno. 400 euro. Secondo me è una colletta tra di noi, ragazzi, per vedere se... No, vabbè. A me non me ne niente. Guarda, non mi va. Io premo un tasto, se volete. Esco dalla chiamata? E qual è il tasto, Mike? No, beh, no, sono vabbè. 79 abbonamenti. Io volevo... No, però, dico, se lo facesse fino alle 4 di notte, lo farei. C'è due ore, scusa Karen, per vederlo soffrire. Karen. No, ragazzi, a parte noi ci lamentiamo, ma c'è Mr. Beast che ha un video di 24 ore dove conta da 1 a 100.000. Il problema, ragazzi, è che Simone poi non lo farebbe, cioè questo. No, infatti. Lo farei. Sì, perché a me aveva promesso che regalava 50 abbonamenti a The Show Plus, è sparito.
Aia. Ho capito. No, a parte che non me ne hai chiesti 50. Me ne hai chiesti 500. Me ne hai chiesti. Scusa. 50 e non sono ancora arrivato. 50 a quanto? 4,99. Non so. A 4,99? Sì. No, ma 50 te li do. 50 ve li do. The Show SRL. Ci mancherebbe. 50 volentieri. No, non farei due minuti e poi direi basta. No. Posso interpretare la mia cazzo di parte? Vai, scegli il personaggio. La scelta. Ora che devo... Simone. Vai. Okay. Simone, scrivigli un personaggio. Gliel'ho già scritto. Vai. Vai, okay. Te l'ho scritto. Va bene, ok. Ditemi. Okay. Ciao. Inizio io. Va bene, io lo so già. Vai, Ale. Vabbè. Tenace. Vai. C'è Cocca che sta facendo un personaggio, dobbiamo cercare di indovinare qual è. È proprio il format che abbiamo fatto per tutta la sera. Fai una domanda. Raga, stavo leggendo. Ragazzi, ho la gamba rotta. Stavo facendo. Ma stavo facendo le farina. Stavo a vedere se era arrivato il bonifico. Vai. Stavo leggendo la chat. Ditemi, devo fare una domanda. Sì, a Cocca. A Karen. Ok, Karen, se tu dovessi provare a farmi capire qual è qualcosa che nella tua vita potrebbe o ti rende effettivamente triste, cosa sarebbe? Credo che nella vita possa rendermi triste se nessuno risponde ai miei messaggi, se vengo ignorata, / ignorato, insomma. Molto brava, Coc, questa mi è piaciuta. E invece cos'è che ti rende particolarmente felice? Essere virale. Coc, alle medie andavi in giro col busterello a tirare le botte ai tuoi amici pluribocciato? No, in giro col busterello. Così. No, alle medie me le tiravano le buste in testa, le sberle, le pizze. Può essere sì. Potrebbe essere, vero. Mary? Sì. Scusami. Dopo. Vai, dopo? Sì. La tua piattaforma di riferimento è TikTok? Principale, Diciamo. Sono multipiattaforma, però sì, anche TikTok è molto... Sono molto forte. È forte. Forte, sì. Io tocco a te, Ale. No, tocco a Mary. Hai tante sub. Su me è una zero. Secondo me... Ma allora... Tante relativo. Potrei sicuramente averne di più, però ne ho abbastanza. Hai capelli biondi? No. Ale? Alessandro? Che stai contando, Gio? Cosa stai contando? Sì, Gio, Ma che faccia? Vabbè, chi ha una domanda la faccia, ragazzi. Merita tutti i soldi che si fa questa persona? Stai parlando di me, devi parlare a me, oh. Sì, dicevo a te. Scusami, hai ragione, ti chiedo scusa. Tu pensi che i soldi che ti fai sono meritati? Certo, cazzo, vaffanculo. La gente pensa che i soldi che tu ti fai sono meritati? Credo che la maggior parte della gente no, pensi che non me li merito. Ma per caso spesso per darti fastidio, per fare gag o roba del genere, ti dai i capelli unti? No, mi lavo abbastanza frequentemente, i miei capelli sono abbastanza batuffolosi. Ah no, ma la domanda era... Batuffolosi, Se le persone ti prendono in giro per quella cosa, non se poi tu ti lavi oppure no. Se mi prendono in giro per qualcosa? No, per i capelli? Per i capelli... Oddio. Più che presa in giro, possono essere magari comunque un segno di riconoscimento, ecco. Metro di riconoscimento, sì. Ok. Chiaro? Ma Karen, di te parlava già Giovanni Verga? No. Oddio.
Sì, Gioe. Grazie, Gabba. Sì, Gabba. Perché? Poi dopo ci arriveremo. Ok. Tu no, Ale? Se non vi Giovanni Verga non la colgo. Cioè, io ne ho in mente due. Ma zio, Giovanni Verga. Io ho capito con questo. Uno dei più grandi scrittori della scrittura, della letteratura italiana. Che cosa ha scritto di me? Chi è Giovanni Verga? Non so se perché avrebbe dovuto scrivere di questa persona. Ma no, guarda. Ma... Posso dirti, stasera mi stai deludendo, Allora. Come va? Ciao. Oh, mi è venuta una domanda. Vai. Prego. In questo momento... No, dai, non la faccio, no. Vai, aspetta, ci va. No. Posso fare una... Faccio una domanda io. Ma... Raga, ho sbagliato. Per caso... No, l'hai vero. L'hai scritto, coglione. Dai... Abbiamo a che fare col più grande idiota, eccolo qua, Alessandro Tenace. Cazzo, ragazzi, veramente. No, l'ho fatto per il meme. Oh, facciamo uno scherzo a Gioe, ora che non c'è. Facciamo uno scherzo a Gioe. Ma ti sente? No. Cosa stavi per fare, Simone? Niente, zio, niente. Ma mi dai la carta? No, stavo facendo pipì. Però nel mentre ti ho visto così dallo schermo qua mentre stavo arrivando dal bagno, allora ho detto sta per fare una gag, subito le cuffie. Ma bravo. Ti sente a posto. Comunque ha indovinato chi è, ovviamente. Comunque è rosso, era rosso Malpelo di Verga, ragazzi. Sì. Perché non è arrivato al rosso, non ci avevo pensato, perché rosso pensavo Malpelo. che stessi parlando di te. Sì, sì. Oh, carino come format, un po' lento, però carino, cioè un po' lento. Vabbè, simpatico, sì. Simpatico. Bisogna trovare un modo per farlo un pochino meglio. Mike, tu com'è che lo faresti meglio questo format? Beh, intanto ti ho suggerito già la possibilità di scrivere i nomi segreti, esatto. Poi lascerei scegliere il personaggio alle persone. Mm-hmm. Quindi io decido, perché così so chi è. Poi farei tre domande a ruota più velocemente e non puoi eludere la risposta. Questo è chiaro. Però vabbè, cioè, nel senso, è indovina chi, non è che te sei inventato niente. Esiste da un po' d'anni, diciamo. Ma Mike, devi sapere che ogni cosa qua è un format. Si formatizza tutto, ragazzi. No, certo. No, ma è chiaro. Allora, la prossima, ti do una prossima idea. Se domani non sai che fare, apri di Amazon, cerca Hasbro, esce fuori tutti i giochi da tavolo e fai né sì né no. Allora ragazzi, dobbiamo rispondere né sì né no. Io chiedo sempre a ChatGPT per i format, solo che ChatGPT è... Cosa c'hai, Gioe? Zio, ma che idea ci ha dato? È un genio. Che idea ci ha dato? Sì, a parte vi basterebbe andare sul canale degli iNoob e gli fregate. Sì. Come fa Gioe? Esattamente. No, io chiedo sempre a ChatGPT, ma ChatGPT, ragazzi, cioè molto intelligente, ma sui format ogni tanto se gli chiedi format ti dice sempre: allora, una roba che potresti fare è cucina con l'ospite. Prendi un ospite, fallo cucinare, devi indovinare il piatto, oppure disegna e indovina, che c'è sempre le solite cacate. Comunichi male con l'intelligenza artificiale. Voglio affrontare questa cosa. Cosa ne pensate? Secondo voi, faccio una domanda, vi lancio questa domanda. Tra 10 anni, quanti lavori rispetto ad adesso verranno sostituiti dall'intelligenza artificiale? 10 anni. Ma che domanda. Che cazzo, ti devo dire un numero? Siamo a scuola, al tema dell'attualità, della maturità. Secondo me, quanti ne nascono? Cioè, che vuol dire? Secondo me, avevo appena letto... Una domanda mai fatta da nessuno. Proprio... Vabbè, allora. È simpatico culo. Mi piace. Io però, aspetta, scusa, Gio, posso dire una cosa? Poi te lascio, perché tanto so, sicuramente direi una cosa più intelligente. Guarda, Simo, io ti rispetto da questo punto di vista, perché non è facile andare in live tutti i giorni con un'idea differente che intrattenga. Certo. Cioè... Sì, certo, che però se vengo in live, vengo abusato. Infatti, non lo fai. Se me l'hai rubato. Dai. Cioè, ragazzi, però nonostante tutto tu lo fai, capito? Tu comunque ci vai. Facciamo così: volete massacrarmi gli insulti? Insultatemi tutti e io faccio le risposte. Tanto io sono nato su YouTube con le risposte agli insulti. Insultatemi ognuno e vi distruggo tutti. Ci ho già provato a insultarti e vedere le tue risposte, fanno pena.
Okay, insultami, insultami. Io vado giù pesante, figlio vai. Figlio di... Non sei capace di fare i format, fai cacare come streamer. Ok. No, ho una Tesla rotta, però vedi? Fai cacare, cioè fanno pena le tue risposte. Vabbè, ma ho capito, ma che cazzo di critica è? Se mi dici figlio di puttana ti rispondo. Ah, proprio vuoi gli insulti, quindi certo. Non le ma tu vuoi degli insulti che ma gli insulti soffrire? Certo, insulti. A lui vuole la critica costruttiva. Scusami, Cock. Pezzo di merda. Ah, tu sei una merda intera. Tua madre succhia cazzi dalla mattina alla sera. No. Anche tu, cioè. Troia della tua, non so. No, ma povera Ines. Irene. Ines. Ok, Mike, hai qualche cosa da dirmi? Insomma, no, specchio riflesso no. Sta roba. Ma Mike, esatto. Mike mi sembra molto politica di correct su queste no, però, cose. Però io quando No. Hai i capelli sporchi, puzzi e la tua canzone mamma fa schifo. No! Ma, qui è sul personale, Vendi la foto di sto cazzo. Se me la dai. Blanda. Sì. Come se me la dai sì? Ma che risposta è? No. Se mi mandi la foto... Sai che sembra? Se mai visto... Sto scherzando, Simo, comunque. Sì, non so che era Scary Movie, quelle cose, quelle battaglie rap. Tua mamma è così grassa che... Cioè, no, guarda, che finisce la che... No, non lo so, cioè non mi ricordo che battuta facevano, che però... Che fai prima insomma... a saltarle sopra che a girarle attorno. Ma tra l'altro, voi avete mai visto la battaglia freestyle del tipo che ha dato il cartone all'altro? Quella è incredibile. Manu Laschi. Mamma, facciamo... Bellissimo. Alessandro dobbiamo fare... Che gliel'anticipa. Sì, sì, basta, sì. Che gli dici vai, boom, e lo fa. No. Dai, fate freestyle. Sì. Ah, Simo, Alessandro è bravo a fare freestyle. Secondo me un bel contenuto potrebbe essere che a turno facciamo che... Ok, chi è che vuole far freestyle? Ma no, no, io non lo so fare, non lo so fare per niente. Che nessuno sappia fare il content, capito? Cioè, neanch'io lo so più fare, raga. Ma no, non dai, vabbè, allora non lo fa nessuno. Metti una base, dai. Joe, io esco. Però servirebbe un microfono. Io esco. Ma lo fai così, fatelo voi, io e Carlo facciamo le ragazze immagine, tipo sì. Datemi una A, datemi una. Vabbè, raga, comunque scusate, abbiamo fatto il corso. Ma parte che mezzanotte anche le donne possono fare. Sarà un quarto comunque. Ho capito, ma devi essere le donne giuste, cioè. Facciamo una gara. Devi avercelo fare freestyle. Freestyle tra Cock e... È vero, vai, solo voi due. No, dai. Non so fare nemmeno mezza rima. Anche io sono veramente stupida su sta roba. Provateci. Ma non sono allenata, sai, non voglio fare mica brutta figura. Oh, Gio non ci sta ascoltando, è il momento di poter fare qualsiasi cosa in modo che quando torna... Vabbè. Gio è gay. Ah, c'ho una gag io. Vai. E poi vi saluto. Ok, sì, poi chiudiamo perché... Ah, e poi io proprio esco e mi vado. Okay. Allora, se... Attenzione, ascolta bene la mia prossima rima. Fai attenzione, Ocio. E beccati sto cazzo di mocio. Volevo fare la gag, l'allusione al... Sì, a parlabile. Ciao, sai ragazzi. Qual è la cosa brutta? La cosa... Cosa cazzo ho appena visto? Non l'ho capita. No, ma allusione ai miei capelli? È andato via. Sei imbarazzato. Non è completamente deficiente. Ma per i miei capelli, credo. Passaggio. No, volevo fare la rima. C'era il mocio lì e ha fatto una... Voleva fare una rima? Non lo so, non ho capito. Boh. Vedi, questo è il butto della streaming, no, che è in diretta. Questa non era proponibile. Questa qua si tagliava subito. Il videomaker guardava nel video e diceva: oh, mica questa via. Forse qui voleva fare una rima con un'offesa rivolta a un omosessuale che fa rima con mocio. E sull'ultimo l'ha voluta, capito? Tirar fuori il mocio. Secondo me. La gag di sigaretta. Ah, sta giocando col bannabile. Sì, voleva fare l'allusione alla F-word. Ok, bella. Ma così a me è piaciuto tantissimo il silenzio subito dopo. Lui che in quel momento sente il silenzio e quindi cerca di spiegarla, perché giustamente non c'era molto da fare. Io me l'immagino adesso lì nel suo box che fa 10 minuti di sale per No, secondo me lui è in live in questo momento.
Secondo me lui adesso in live si sta giustificando. No, perché ragazzi, io ho pensato. Okay, Raga, adesso me lo aspettiamo. Aspetta. Apro la live un secondo. Se non si sta giustificando, vuol dire che è un vero uomo. Se no, non è un coglione. Vediamo se si sta. Ma beh, si sarà giustificato. Esatto. In sta guardando la live addirittura. No. È perché la vergogna è più grande della è enorme. Ma sai perché? Non parla. Quando si sta tanto nei semi interrati si perde la direzione della ragione. No, c'è cioè questo gas che sembra gas radio, un gas tossico che ti mette la mente. Sì, vabbè. Certo, l'amianto gli fotte il cervello. Vabbè, ragazzi, è stato veramente un piacere. E io auguro una buona serata. E è stato grazie. Veramente divertente. Buona serata. Oh, grazie Mike, grazie Mary, grazie Co, grazie Alessio, grazie Alessandro. Grazie mille, ragazzi. Ciao a tutti. Grazie divertente. È stato veramente un piacere. Ciao, ragazzi. Ciao, 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 ciao a tutti. Ciao, ciao.